L'apertura di oggi è davvero speciale perché speciale è l'evento che è in palinsesto questa sera su Rete 8. Un'altra serata assolutamente da non perdere dopo la politica, lo spettacolo ma anche il ricordo, la beneficenza, tante cose che sono unite in un grande momento anche di televisione oltre che di spettacolo, quello che hanno vissuto tanti spettatori al cinema Circus qualche tempo fa, quello che vivranno i tanti che non hanno potuto accedere a quell'evento sold out questa sera grazie a Rete 8 e grazie soprattutto al nostro ospite Vincenzo Olivieri. Buon pomeriggio Vincenzo. Ciao, buon pomeriggio a tutti, grazie Carmine. Sono veramente onorato e ringrazio naturalmente la proprietà e la direzione di Rete 8 per averci dato questo spazio importante, perché lo spettacolo è lungo, sono 3 ore, ma vi garantisco che sono tutte quante da seguire facilmente, da poter fruire, perché è un mix di emozioni, arte, musica, insomma c'è di tutto. Adesso non voglio anticipare niente, però per coloro che già l'hanno visto, insomma, le impressioni sono state veramente tutte quante positive, quindi sono contentissimo che i telespettatori di Rete 8, insomma tutta la regione, possa ammirare questo evento che è stato veramente un evento unico e lo sarà anche questa volta, perché chiaramente è un tipo di spettacolo che possiamo mandare una volta sola per un fatto legato anche a diritti, eccetera, una serie di cose, insomma, che adesso non sto qui a spiegare. È la partecipazione di tanti protagonisti, esatto. Le stelle di questa, sì, di questa serata, evento indimenticabile per tutti, ma la vera stella è stata Barbara, che ha avuto la forza anche di unire tutti questi straordinari personaggi in nome del suo ricordo, una persona che ci fa star bene anche oggi, ecco, soprattutto è Barbara la protagonista. Sì, sì, devo dire che è stata una magia, proprio una regia fatta proprio dall'alto, secondo me, perché effettivamente poi coordinare tutti questi artisti non è stato semplice, ma ecco, come hai detto tu, in nome di tutto questo, del suo modo di essere, veramente si è creata questa magia. Devo ringraziare naturalmente anche Stefano Francioni Produzioni e insomma tutti coloro che hanno partecipato, che fra l'altro stasera saranno collegati, perché anche da Roma a Milano, insomma, dove sono tutti quanti gli artisti, vedranno questo spettacolo. Lo rivedranno, perché loro in realtà non l'hanno visto, nel senso che hanno partecipato, ma certo, non hanno potuto rivedere, insomma, da davanti quello che è successo. E quindi tramite appunto il web, il sito di Rete 8 in streaming, si potrà vedere in tutte le parti d'Italia. Quindi grande ascolto, ci sarà grande partecipazione. Quindi grazie ancora a tutti. Anche in particolare a Cinevideo, che insieme a te, naturalmente, sì, a Stefano Monti, ha rielaborato tutto questo materiale. Noi abbiamo, sì, detto è un'occasione per vederlo, e vediamo i volti che, sì, si presentano da soli di quella serata. È bello vederlo per chi non ha potuto trovare, sì, il biglietto, perché, sì, è andato veramente tutto, sì, sold out, ma è bello rivederlo anche per chi c'è stato, perché ci sono tanti backstage, sì, stiamo vedendo, cioè, sì, un prodotto, sì, completamente, sì, diverso dalla, sì, serata. Effettivamente abbiamo voluto dare anche una visione che le persone non hanno avuto modo di vedere, anche stando in teatro, tutto quello che succedeva dietro le quinte, diciamo, mentre sul palco avveniva proprio l'evento, lo spettacolo. Quindi è stato veramente, anzi io colgo l'occasione, permettimelo, di ringraziare veramente tutti coloro, non solo gli artisti naturalmente, ma anche le maestranze, tutti coloro che hanno partecipato gratuitamente a questa cosa e hanno dato il loro contributo per tutto, insomma, per tutto quello che vedrete questa sera. Grazie ancora. E ringraziamo anche gli spettatori, perché il ricavato è stato devoluto, sì, in beneficenza, sì, come Barbara avrebbe, sì, voluto. E infatti questa sera durante la trasmissione verrà presentato un IBAN, perché chi volesse può continuare a contribuire e a mandare ancora, diciamo, ad intervenire, quindi a partecipare alla ricerca, e soprattutto perché diciamo che la finalità è stata abbastanza importante, in quanto questi 30.000 euro che abbiamo raccolto lì in quella giornata sono stati devoluti a questo centro d'eccellenza di Milano per una cosa molto importante, cioè prendere un dottore per aumentare la possibilità, quindi stipendiare un professionista per dare la possibilità di aumentare il ricovero dei bambini, che già sono tanti, quindi per dare la possibilità a più persone ancora di usufruire di questi servizi, diciamo.